il liceo Newton di Chivasso ha un nuovo laboratorio di scienze. Sono stati rinnovati gran parte degli arredi ed è stata restituita alla scuola l'area di microscopia. Il nuovo ambiente permette di realizzare in sicurezza gli esperimenti di chimica, di biologia molecolare e di microbiologia. La ristrutturazione del laboratorio, che è stato inaugurato mercoledì 15 maggio, è stata possibile grazie alla collaborazione fra l'istituzione scolastica e la città metropolitana di Torino, che hanno operato in sinergia coordinandosi nell'impiego dei rispettivi fondi. La città metropolitana ha realizzato l'intervento di adeguamento e ampliamento dell'ambiente nell'ambito di un progetto di manutenzione straordinaria che riguarda sia l'Istituto Europa Unita che il Newton e prevede, oltre alla riconversione degli spazi didattici, il rifacimento della copertura delle palestre e delle officine. Il locale oggetto di riqualificazione del Newton un tempo era utilizzato come magazzino, ma la scuola, avendo ottenuto un finanziamento dal Ministero, ha riadattato tutto il locale e all'interno ha collocato un piccolo laboratorio per l'utilizzo dei microscopi elettronici. I fondi per quanto riguarda la realizzazione del nuovo laboratorio di scienze erano incentrati su quel finanziamento che già appartiene a 2 anni fa come pubblicazione, che erano fondi europei attraverso il sistema PON per i laboratori green nelle scuole secondarie di secondo grado. Ciò permetteva un finanziamento per 140.000 euro, di cui solo 127.000 utilizzabili per le attrezzature e l'impiantistica. Per dare un'idea, l'impiantistica aveva poche migliaia di euro per l'utilizzo. Detto questo, è intervenuta Città Metropolitana, che per una parte degli impianti, ma soprattutto per gli interventi sull'opera muraria, è riuscita a permetterci di recuperare uno spazio che era un magazzino in disuso, trasformarlo adeguandone le dimensioni, adeguandone le vie di fuga in quello che effettivamente è diventato il laboratorio di microbiologia e microscopia. Noi abbiamo utilizzato anche altre risorse perché non era stato sufficiente, abbiamo utilizzato delle donazioni dell'associazione ex alunni per una parte degli impianti e poi qualcosina ha coperto la scuola con i pochi finanziamenti che erano a disposizione del bilancio annuale. Città Metropolitana ci ha supportato in quella che è stato ovviamente l'aspetto progettuale nel ripensare gli impianti, nel definire le idee progettuali.